Salve ragazzi, come state? Io sono Billy. Oggi sono qui per il nostro gioco preferito, quello più utile anche secondo me. Il gioco delle traduzioni, quindi se sei nuovo qua e non l'hai mai fatto, io dico una frase in italiano e tu lo devi prendere e dirlo, tradurlo in inglese. Sono sette frasi, alla fine ti darò un voto basato su quanto ne hai azzeccati. Quindi in bocca al lupo, possiamo anche iniziare adesso con la prima frase. Allora ragazzi, la prima frase è: ok, va bene, io ho fatto. Come lo diresti in inglese? La risposta può sorprenderti se non lo sai. Allora ragazzi, pausate il video come sempre e adesso vi dico la risposta. Quindi per dire va bene, io ho fatto, in inglese diciamo ok, I'm done. Oppure alright, I'm done. Quindi diciamo sono fatto. Usiamo il verbo essere, I am. Sembra strano in italiano. Non è che sono fatto, non ho appena fumato. Ma ragazzi, diciamo I'm done. Tipo sono fatto. Quindi per dire ho fatto in inglese diciamo I'm done. Andiamo alla seconda frase. Allora, la seconda frase è: dai ragazzi, iniziamo. Come lo diresti in inglese? Pensateci, pausate il video, adesso vi dico la risposta. Allora ragazzi, per dire dai ragazzi, iniziamo. In inglese si direbbe come on guys, let's start. La cosa che voglio sottolineare in questo esempio è iniziamo, non è we start, è let's start. Perché dovete pensarlo come un imperativo, è tipo un ordine. Io sto dicendo sia a me stesso che agli altri: dai ragazzi, iniziamo, io incluso, quindi let's start. Andiamo al numero 3. Allora ragazzi, la terza frase è: iniziamo alle 3 di pomeriggio. Pausate il video, pensateci. Va bene, pronti? Adesso vi dico la risposta. Per dire iniziamo alle 3 di pomeriggio in inglese si direbbe we start at 3 in the afternoon. La cosa che voglio sottolineare in questo esempio rispetto allo scorso è in questo caso è infatti we start, perché non è un ordine, è informazioni. We start at 3. Non è che sto dicendo ah, let's start. Quindi ecco la differenza tra la seconda e la terza frase. Poi di pomeriggio credo che si dica in italiano, ma in inglese per dire questa cosa diciamo in the afternoon. Andiamo alla quarta frase. La quarta frase è difficile e se lo azzecchi sei molto bravo. La frase è: nonostante la distanza, riusciamo a vederci ogni mese. Questo è difficile, quindi pensateci, come lo diresti in inglese? Allora ragazzi, per dire questa frase in inglese si direbbe: despite the distance, we see each other every month. Ci sono ovviamente altri esempi giusti come traduzione giusta, ma ho scelto questo e ho tolto riusciamo perché in inglese, come ho detto in video precedenti, non c'è una traduzione proprio letterale e giusta per questo verbo. Comunque a volte diciamo can oppure be able to. In questo caso l'ho tolto comunque perché non è necessario, perché anche se non dici riuscirci, si capisce che ci sei riuscito. Quindi anche nonostante, in inglese diciamo despite, quindi nonostante la distanza, despite the distance. Spero che questo sia stato utile. Andiamo al numero 5. Allora, numero 5 è: ancora non ci sono le prove. Per dire tipo un'investigazione, se stai cercando le prove e non le trovi, si direbbe ancora non ci sono le prove. Come lo diresti in inglese questa frase? Quindi per dire ancora non ci sono le prove in inglese si direbbe o there's still no evidence oppure there's still no proof. Evidence è la traduzione che mi piace un po' di più. Evidence è come diciamo le prove. E ho anche aggiunto proof perché proof sono anche le prove, ma comunque proof è sempre al singolare, quindi non potete dire there are still no proofs. È sempre singolare, anche evidence ovviamente è singolare, quindi there is still no proof. Andiamo al penultimo, numero 6. Questo è abbastanza difficile pure, voglio ingannarvi naturalmente, quindi scelgo frasi difficili, ma comunque ragazzi, in questo caso la frase è: ci si abitua dopo un po'.
come tradurresti questa frase in inglese? Ci si abitua dopo un po'. Pausate il video e pensateci, adesso vi dico la risposta, ragazzi. Per dire ci si abitua dopo un po' in inglese si direbbe you get used to it after a while. Oppure after a little bit. You get used to it. La cosa importante di questo esempio è che quando voi usate impersonale, tipo si va o si fa, noi diciamo you. Ad esempio, come si dice in inglese è how do you say? Perché in inglese non abbiamo proprio un impersonale. Quindi ci si abitua, you get used to it. Dopo un po', after a while, after a little bit. Quindi ci si abitua dopo un po'. You get used to it after a while. Abituarsi in inglese, ragazzi, si dice get used to qualcosa. Se non c'è il qualcosa nella frase, get used to it. Ok, andiamo all'ultimo numero 7, ragazzi. Allora, ragazzi, la settima e ultima frase è si è fatto male mentre correva. Questa frase ha due tempi verbali diversi che voglio sottolineare in inglese, quindi traducetemi questa frase. Allora, ragazzi, per dire si è fatto male mentre correva in inglese si direbbe he hurt himself while he was running. Oppure he got hurt while he was running. Quindi si è fatto male è tipo to get hurt oppure hurt yourself. Quindi he hurt himself oppure he got hurt. E poi mentre correva, passato imperfetto, in inglese questo può essere past continuous. Quindi mentre, while, he was running. He più essere al passato, he was, più verbo, più ing. He was running. Quindi he hurt himself while he was running. Va bene, ragazzi, questa lista finisce così. Se vuoi una descrizione più dettagliata e più lunga su questo video e questi concetti, andate a vedere la mia pagina Patreon. Se vorresti fare un quiz su questa cosa ogni settimana, andate a vedere la mia pagina Patreon. Se volete ascoltare me in inglese sempre, andate a vedere la mia pagina Patreon. Comunque, avete capito, sulla mia pagina Patreon sto facendo molti più contenuti per quelli che veramente vogliono imparare, quindi andate a dargli un'occhiata se ti interessa. Comunque, ragazzi, adesso sono finito, ho fatto e ci vediamo alla prossima. Peace!